Ciao chitarristi, oggi vi parlo di un limite mio che ho deciso di sfidare. Ormai avete imparato a conoscermi qui sul canale e sapete benissimo quali sono le mie chitarre preferite, quali sono le mie chitarre non preferite, quelle che proprio non mi piacciono e quelle che invece tendo ad ignorare. In quest'ultima categoria ci sono le chitarre estreme, quelle con forme molto spigolose. C'è la Flying V di Gibson, ad esempio, forse un pochettino più classica. Ci sono le chitarre stile Explorer, che non sono V, ok, però sono comunque spigolose ed estreme in questo senso. Per me più o meno siamo lì. Ci sono quelle stile BC Rick Rich, non so neanche come si pronuncia. E poi ci sono le Jackson. Sul canale una Jackson l'ho già portata, è stata la mia prima Jackson. Non è andata benissimo, se vi interessa vedere il video potete recuperarlo. Però visto che appunto su Musical Store 2005 le Jackson sono chitarre che sono diventate disponibili, ho deciso di ordinarle, farmene arrivare un'altra e sfidare questo mio limite. Ora vi dico brevemente 5 motivi per cui queste chitarre le ho sempre ignorate. Se vi piace che vado contro le mie convinzioni, sapete già cosa fare: like, commento, iscrizione al canale. E se poi volete saperne di più e approfondire, ci sono le live dedicate agli abbonati, trovate il bottoncino qui sotto. Ora, il primo motivo è sicuramente l'estetica. Esteticamente non mi dicono niente, ognuno ha i suoi gusti. Il secondo motivo è l'ergonomia dello strumento, quindi la comodità che si ha tenendo imbracciata la chitarra. L'ho sempre vista suonare da altri e non mi ha mai dato una sensazione positiva. Ho provato qualche chitarra stile Explorer, l'ultima l'avete vista qui sul canale, e già su quella parlavo di alcuni limiti, alcuni problemi che poteva dare ad esempio da seduti o cose del genere. La cosa più evidente è che manca l'appoggio per il braccio. Il terzo motivo sono le custodie. Queste chitarre hanno una forma così particolare che necessitano di custodie dedicate. Non va bene una custodia qualsiasi morbida come può essere per le altre chitarre. Deve avere una forma specifica, una dimensione specifica, e non è neanche detto che poi alla fine va bene veramente. Perché se hai una Flying V e prendi una borsa che va bene per una Jackson, la Jackson è un po' più piccola, no, al contrario. Se hai una... No, giusto. Se prendi la borsa della Jackson e tu hai la Gibson, non ci sta. Il quarto motivo è l'attenzione. Sì, perché sono chitarre che necessitano di un livello di attenzione più alto, secondo me. Ci sono tutti questi spigoli che sporgono così tanto dalla chitarra, la paletta, oppure i bordi delle V, eccetera, eccetera, che è un attimo picchiarle in giro e rovinarle in pochissimo tempo. Il quinto motivo è quello per cui probabilmente qualcuno di voi potrebbe insultarmi qui sotto nei commenti. Sono sincero, i chitarristi iconici che hanno suonato queste chitarre non sono tra i miei preferiti. Quindi, questa è la premessa, il mio punto di partenza. Adesso faccio una riflessione e poi vi faccio vedere la chitarra. Tutte queste cose che vi ho appena detto generano in me un pregiudizio verso uno strumento, perché appunto sono cose che dico basandomi su quelle che sono le mie idee, i miei pensieri, i pareri magari di altre persone, ma non ho mai messo veramente le mani su una chitarra in stile V, non l'ho mai provata. Quindi mi sono fatto mandare da Musical Store 2005 questa Jackson, che è forma V, è una Randy Rhoads con il Floyd Rose, sembrava un remix con lo scratch, un e vi dico la verità, già tenerla così ha i suoi problemi. Diventa ingombrante quando... sotto, ok? Ora, l'obiettivo è questo. Ho questa chitarra da ormai un mesetto abbondante, la sto suonando, la sto provando, e voglio parlarvi di come il mio pensiero si è evoluto, partendo da quello che vi ho detto prima e arrivando a quello che vi dirò quando finirà il video. I materiali sono ok, perché il corpo è in mogano, il manico è in acero e la tastiera è in ebano, quindi l'accoppiata di legni è vincente. A livello elettronico abbiamo i due humbucker, che, sentite bene, sono due Seymour Duncan Distortion, SH6 al ponte e SH6N al manico. E i controlli molto semplici: volume, tono, selettore a tre posizioni. Fine. Quindi, sulla carta è una chitarra da spavento proprio. Per il genere musicale per cui è pensata, è brutale. E sono d'accordo, l'ho suonata, l'ho provata, spinge da matti. Però ora passiamo a quei 5 punti che vi ho detto.
Allora, esteticamente non ho cambiato il mio pensiero. Non mi piaceva prima esteticamente, mi ci sono abituato con il tempo, sì, però resta la mia chitarra non preferita. Anche la questione custodie non cambia, e questa è una cosa più proprio di filosofia dello strumento. Non mi piaceva prima, continua a essere una cosa che non mi fa impazzire. Però, parlando di ergonomia e tutte le altre cose che vi ho detto, c'è un po' da dire. Ah, anche i chitarristi iconici non possono diventare i miei preferiti nel giro di un mese. Questa chitarra per me ha dei pro e dei contro rispetto a quello che è il mio pensiero, ovviamente. Il pro più grande è quello del suono, cioè è una macchina. Mi piace tantissimo. Anche i componenti che ci sono installati sulla chitarra, belli. I pickup rendono da paura. L'elettronica non ha mollato un colpo. Poi monta un Ponte Floyd Rose 1000, che forse non è il Floyd Rose più bello del mondo, però su una chitarra fatta bene, regolata bene, non ha dato problemi. A livello costruttivo ho trovato però una cosa che secondo me poteva essere fatta un pelino meglio: la finitura del manico. E questa cosa è molto coerente con l'altra Jackson che ho provato qui sul canale. Quella era una Jackson cinese con componenti USA, questa è fatta in Indonesia. Però vedo che questo elemento è in comune. E sto parlando dell'attaccatura tra manico e corpo della chitarra. Anche su questa abbiamo un taglio netto, un bordo, uno scalino che passa dalla finitura del manico a quella un pochettino più glossy del body. Sulla Jackson Pro Plus, quella dorata che ho provato, si sentiva, era molto presente. Dava anche un po' fastidio sotto al pollice. Qua devo dire che per l'ergonomia della chitarra non dà fastidio, perché non è una cosa che si sente troppo. Però comunque c'è. Dà anche un po' fastidio esteticamente, secondo me. Però a livello funzionale non è così compromettente come sull'altra chitarra. È una sbavatura che c'è, compromettente? No. Potevano farla meglio? Sì. Potevano verniciare tutto il manico e poi renderlo satinato dopo, come ad esempio sulla Sire L7. È verniciato uguale alla chitarra, non c'è lo scalino, e poi lo hanno satinato dopo. Si può fare il manico verniciato satinato, perché non farlo? In generale il sistema ponte meccaniche blocca corde funziona bene, quindi ok, anche sollecitato resiste, quindi l'accordatura è stabile. Ovviamente serve che la chitarra abbia un setup fatto come si deve, con le corde cambiate e montate bene, con lo stretching fatto, il ponte deve essere settato bene. Per quanto riguarda tasti, manico, tastiera, molto comoda. Tasti posati veramente bene, non sporgono neanche un po', non sono ruvidi, quindi sono rifiniti bene. E poi la chitarra in generale è comoda, e questo è anche merito del Radius, che è un compound 12-16. Significa che parte un pochettino più rotondo, meno piatto, perché 12 è già piatto, e arriva più in fondo sui tasti più alti, che è 16, quindi estremamente piatto. Quindi la chitarra è comoda e performante. Comoda, ma dobbiamo fare aprire una parentesi al mio pensiero. Perché è comodo il manico, è comoda la tastiera, io devo starnutire. Ma la chitarra addosso? Allora, da seduto ho dovuto imparare a tenerla. Ci si può abituare, non ci si fa l'abitudine completamente. Il casino è quando cambi chitarra. Se sei abituato a suonare chitarre normali, che te le appoggi così, in orizzontale, sulla gamba, e hanno la forma rotonda qui sotto, poi passi a questa e devi cambiare l'impostazione, perché praticamente devi incastrare la gamba nell'apertura qui sotto della B, tenere la chitarra molto inclinata, quasi stile chitarra classica, e poi devi usare comunque in generale un po' il corpo e le gambe per tenerla in equilibrio. È un po' come prendere una chitarra tradizionale, appoggiarla non sulla gamba destra, quindi non così dritta piatta, ma sulla gamba sinistra, e si impenna su così. Più o meno è la stessa cosa. Sicuramente tutto sarebbe molto più comodo mantenendo la tracolla. Lo stesso James Hetfield, che suona chitarra stile Flying V, sgabello alto, quasi da bar, chitarra appesa al collo, la appoggia più o meno alla gamba, però comunque sta suonando in piedi. E lui suona chitarre Flying V, magari Gibson oppure ESP, che hanno una forma più simmetrica rispetto a questa. Questa sotto ha il cornino più piccolo, quindi vuol dire che una volta appoggiata alla gamba, tutta la parte della chitarra che parte dalla gamba e, diciamo, procede, è di meno. Su una Flying V sarebbe molto di più. Quindi quelle chitarre sono ancora più scomode, forse. Però, c'è un grandissimo però, suonare da in piedi queste chitarre è una goduria. Continua a mancare un po' di supporto per il braccio, ma ci si fa l'abitudine. Prende questa posizione inclinata così, che per suonare aiuta, perché riesce a tenere il braccio un pochettino più rilassato. Poi, ovvio, c'è da trovare l'altezza giusta della tracolla.
Ora, sicuramente il mio viaggio con queste chitarre continuerà. Voi ditemi nei commenti qui sotto cosa ne pensate, se avete queste chitarre, se avete avuto problemi quando avete iniziato a suonare queste chitarre, oppure se avete suonato queste chitarre da sempre, dall'inizio. Io ora voglio scoprire cosa mi riserverà il futuro, ma intanto sono un sacco contento di aver approfondito e aver messo in gioco il mio pregiudizio, perché l'ho trovato fondato su alcune cose, ma completamente infondato su altre. Ad esempio, una cosa random che non mi aspettavo, che però dovevo aspettarmi, è il jack, che non è in nessuna posizione classica, è qui sotto alla parte superiore della chitarra. Quindi prende una piega strana il cavo, e quindi se si ha la tracolla è comunque meglio anche quello. Spero che questa cosa sia di ispirazione anche a voi. Se avete pregiudizi su uno strumento, provatelo, come ho fatto con la Strato. Non mi piaceva? Sì. L'ho provata? Sì. Continuano a darmi fastidio certe cose? Sì. Però ne suono una? Sì. La cosa comunque che fa più strano è quando arrivi tanto in alto che non c'è niente a fermarti. Quello è veramente strano, ma se ti abitui cambia tutto. Bellissimo. Il problema poi è tornare su chitarre tipo la Les Paul, che hanno un blocco di legno. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 che me l'hanno mandata e hanno voluto mettere in gioco con me il mio pregiudizio, e spero che tutta questa cosa e la mia esperienza vi sia stata utile. Mi raccomando, commentino qui sotto, iscrivetevi, like. Se poi volete approfondire, fare domande, andare oltre ai suoni che io ho usato in questo video, ci sono le live. Il bottoncino abbonati è qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video, oppure in live, dove potrete chiedermi addirittura di suonare la canzone del sole su questa chitarra.